secondo giorno al Comic Con. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari. Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti ragazzi al secondo giorno di Comic Con. Ragazzi, come potete vedere qua dietro questa scritta enorme di Comic Con, questo perché? Perché ragazzi, anche oggi andrò a rompere palle ad alcuni cosplayer che già sto vedendo qua in giro. E quindi ragazzi, iniziamo subitissimo ragazzi, ma non prima che, come al solito, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare e fa tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, andiamo subito a rompere palle ai primi cosplayer. Raga, allora, questi sono i primi cosplayer. Tu sei? Misa. Tu invece sei? Trinity, no. che sarebbe la moglie di Trinità, giusto? Lo chiamavano Trinità, no? Trinity di Matrix, raga. Senti, qua ci sta. Non se vergognati. Tu, senti, fa una cosa, dai un voto a Misa, dai un voto da 1 a 10. 9, perché 9 e mezzo? Sì. È perché la perfezione non esiste. Non esiste, bravo. Tu invece dai un voto da 1 a 10, a quanto gli dai? Allora, solo perché è amica mia 10. Solo perché è amica tua. Senti, ma c'è sta qualcosa del tuo cosplay adesso che potresti fare meglio, che non ti piace tanto? Sicuramente i capelli. Perché? Perché mi sali allunghi. Ce li hai più lunghi, ce li ha. Fino a quanto ce li hai più lunghi? Fino a quei a voglia. Tu invece, cos'è che non ti piace del tuo cosplay? Cos'è che non ti piace? Mi mancano le armi. Ti mancano le armi? Vabbè, quelle mo da quello le che sta. Le facciamo uscire. Non vi dico da dove le facciamo uscire, ragazzi. Allora, tu 9 e mezza, tu 10, ragazzi, e datevi un bel abbraccio. E datevi un bel abbraccio. Qua invece c'è sta Barbie che è venuta direttamente dal film. Ehi Barbie! Hi Ken. Ehi Barbie, che continua proprio in loop, continua sta cosa. Senti, come ti chiami? Roberta, perché hai scelto sto personaggio, Robè? Perché Barbie è il mio personaggio preferito, insegna che si può fare tutto e quindi quest'anno uscirà il film. Hai dimenticato la cosa più importante? Che Ken è un accessorio. Oltretutto che Barbie è una strafiga, diciamo. Diciamo. Senti, io ho visto che tu sei andato proprio sui ci sei andato sui cosi qua, sì, sui roller al comico. Fate un giro, fate vedere il giretto, zia. Se sanna ragazzi, come ho detto, con anche agli altri cosplay votate da 1 a 10 a Barbie Roberta, quanto è figa, quanto è bello sul suo cosplay, votate qua sotto. Siamo con Aquaman senza la C, perché se lo scrivete con la C muoiono i professori di italiano. Però se volete farli morire per saltare le prove invalsi, esistono ancora, non lo so, gli esami di maturità, scrivetelo con la C. Quindi Aquaman. No, facciamo solo. Vabbè, Aquaman, ok. Allora, Aquaman, tu sei Roger Rabbit. Senti una cosa, dagli un voto da 1 a 10 a sto Aquaman. Quanto gli damo? Ma 11-12. 11, oh, esageria. Tu invece dagli un voto da 1 a 10 a sto Roger Rabbit. Ma posso esagerare? No, devi essere proprio cattivo. Devi essere stronzo, sì. 12. La dozzina fa sempre bene. Senti Aquaman, cos'è che non ti piace del tuo cosplay adesso, che potresti migliorare? Te lo dico nell'orecchio. Dì. Ho dimenticato la conchiglia. Hai dimenticato il conchiglione. Che fa rima con coglio, no. Quindi allora lui non c'ha il conchiglione. Che fa? Glielo abbassiamo un per voto, che dici? Glielo abbassiamo un po'. No, io lascio lo stesso. Invece il tuo cosplay, cos'è che potresti migliorare che non ti piace? Io ho perso Jessica. Serve una Jessica Rabbit. Ti serve una Jessica. Può fare lui Jessica Rabbit. Jessica lo può fare lui, che dici? E sì, ne c'è sta tutto, sì. E allora raga, lui è un 12, hai detto 10, 11, 12, ma datevi un bel bacetto qua. Datevi un bel bacetto qua al volo. E date per bacetto. Passiamo con la sposa. Si è appena sposata, no? Chi è? Ariel. Chi sei? Ariel. Ariel dalla sirenetta. Ma io mi ricordo che Ariel c'aveva la coda del. C'aveva per pesce, la versione Ariel. Umana. Tu sei versione senza pesce. Versione umana. Ah, la versione umana, sì. Tu invece sei? Master Xehanort di Kingdom Hearts. Vabbè, se l'avete capito, raga, scrivetelo nei commenti. Senti.
Senti, allora. Senti, dai, in voto da 1 a 10 a sta bella principessa Ariel. Dieci, quanto gli damo? Gli damo un bel 10. Gli damo un bel 10. Tu invece dai in voto a sto pelato. Come occhia. 10, 10. Tutto 10, raga. Oggi giornata del 10. Se vogliono tutti bene, mi piace. Senti, cos'è che non ti piace del tuo cosplay che potresti fare meglio? Vabbè, sono abbastanza soddisfatta. Sei soddisfatta? Pure le cuciture, tutto quanto. Vabbè, si può sempre migliorare. Si può sempre migliorare. Quindi a lei non gli piacciono le cuciture, che potrebbe migliorare le cuciture, vabbè, diciamo. È onesto. Io lascio stesso il 10 o lo abbassiamo onesto, un po'. Onesto. Io lo abbassiamo 10, un po'. 10, sempre 10. Invece a te, il tuo cosplay, che sai che non ti piace? La calotta. La pelata. Mi potrei rasare e fare prima. È vero, zio, è vero. Senti, lui c'ha la calotta finta, zio. Che fai? Io dammo un bel voto di meno. No, io lascio così. Tutto di oggi, ragazzi, se volevamo tutti viva bene. L'amore, viva l'amore. E allora, ragazzi, dato che se volevamo tutti bene, siamo 10-10. E datemi un bel abbraccio. Un bel abbraccio. Belli raga, oggi c'è sta pure il cagnolone, c'è sta. Tu sei? Scooby-Doo, tu invece sei? Velma. Senti raga, dai in voto a sto coso qua, da 1 a 10, quanto gli damo? Sì, quanto gli damo? Si impegna tanto. Si impegna, quindi? 9 e mezzo, beh, bello, mi piace sto 9 e mezzo. Ho fatto colpo, Scooby. Ha fatto colpo. Tu invece quanto gli dai a sta Velma? Quanto gli dai? Almeno 10. 10, almeno 10. Senti, ma del tuo cosplay cos'è che non ti piace, che potresti fare meglio? Mi coglie la sprovvista. Cos'è che, dimmi una cosa, starà una cosa. Però c'ho fame. Beh, c'ha sì, fame, è vero, assolutamente, sì. Il fatto che uno i biscottini, deve avere fame. Mancano i biscottini, te mancano. Certo, quelli mancano, così. Te mancano i biscottini, a lui gli mancano i biscottini. Io abbassi un po' il voto, che c'ha dici? C'ha sempre fame, c'ha si lamenta sempre. Gli abbasso il voto di almeno di 2 punti. Di no? 2 punti, quindi un 8 gli damo. Sì, non c'è il croccantino. C'ha sempre fame. Invece del tuo cosplay, cos'è che non ti piace, che potresti fare meglio? Ma forse le scarpe. Le scarpe, perché come che so, cioè le scarpe diverse, cioè. Sì. Mi ricordavo uguali, però vabbè. C'hai i tacchi, e tu domani vieni chi tacchi quelli da spogliare, sì, lì. E poi al terzo giorno mi devono ricoverare. Ma quelli sono dettagli, zi, quelli sono dettagli. Senti, ci abbiamo un 8, un bel 10, allora raga. E datevi un bel bacetto, votate sto bacetto, e date il bacetto, che carini! Siamo con chi sei tu? Hana, tu sei? Shirashi, perché avete scelto questi personaggi, raga? Di la verità, non suona bene. Se, raga, scrivete nei commenti, raga, che voto gli date, allora fatevi vedere, ma quanto siete fighi. Senti, allora da gli diamo un voto da 1 a 10. Quanto è figo lui da 1 a 10? Più di 10. Più di 10. Tu invece da 1 a 10 a quanto gli dai a lui? Va oltre i limiti. Allora, raga, c'è qualcosa del tuo costume che potresti fare meglio? Cose che non ti piace, che potresti migliorare? Le scarpe, che scarpe? Dei tacchi, ci vogliono, esatto. I tacchi, il tacco 12 da spogliare lì, esatto. Sta quello ci vuole. Tu invece cose che potresti fare meglio, che non ti piace? Io stesso problema, dovete anche tipo delle ballerine con i calzini bianchi, non lo so. Bello, molto seschi devo dire, molto infatti. Seschi. E allora raga, qua abbiamo proprio i voti belli forti. Io damo un bel bacetto, datemi un bel bacetto, che belli che siete. Allora siamo con, chi sei tu? Io Batman, non si vede. Batman, sì, è Batman. Tu invece sei? Io sono Card Captor Sakura. Lisa, senti, fammi una cosa, gli diamo un voto da 1 a 10. Quanto è stata brava a fare questo cosplay? Quanto è figa? 11, beh, mi piace. Tu invece che voto gli dai a sto Wolverine? Che voto gli damo? 10 più. 10 più, sì, allora, bel guadagno. Allora. Senti, ma cos'è che potresti fare meglio del tuo cosplay che non ti piace tanto? Potresti migliorare? Lo scettro. Perché, zi, che c'ha che non va lo scettro? Perché si è rotto e me l'hanno dovuto riparare. Aia. Lo scettro, c'ha lo scettro rotto. Glielo abbassiamo un po'. Io lascio stesso. No, lascia stesso. Io lasciamo stesso. Invece del tuo cosplay, cos'è che non ti piace, che potresti migliorare? No, più che altro vorrei trovare, che poi io sto facendo la versione di Giorni di un futuro passato. Il giubbino fa parte Wolverine nelle origini. Ah, e cerco vero, proprio quello là.
solo che è introvabile. Quindi, l'ho trovato, ma 250 euro sinceramente sta bene dove sta. Raga, commentate qua sotto, votate da 1 a 10 quanto so fighi. Lui, quindi lui c'ha il giubbotto che non è proprio il suo. Io lascio lo stesso il voto o io l'abbassiamo? No dai, siamo buoni. È un giubbino canonico, però di qualche film precedente. Di qualche film, quindi c'è stasse. E allora raga, costi voti. Sì. E allora raga, costi voti così alti, votate per Bacetto, datevi per Bacetto. Abbracciatevi tutti. Allora raga, qua siamo invece con... Allora, Jolene unita alla sposa di Kill Bill. Quindi ha fatto la fusione. Certo. Fa. Quindi anche loro fanno le fusioni, certo, come a Dragon Ball, fusione se si unisce. È un'ottima idea in realtà, dovremmo più spesso. Tu invece sei... Capitan America versione Endgame. Endgame. Senti, io damo un voto a sto Capitan America da 1 a 10, che voto gli dai? Allora, devo dire, da materiali a forma, silhouette, torna tutto, è brilluccicante, meraviglioso, bravissimo. Io ti do anche un 10, volentieri. Tu gli dai un 10? Certo. Gli diamo un 10. Tu invece che voto gli dai a sta Jolene? Io 10 lode. 10 la lode proprio. Io sono un appassionato dell'anime, quindi. E quindi ci sta, ci sta. Senti, cos'è che non ti piace del tuo cosplay che potresti fare meglio? Mi metterei 10 cm in più io fisicamente. Vabbè, quelli date, metti il tacco qua a zeppa e senza tacco. Sta senza tacco. Ma sto anche senza tacco. Sta senza tacco, quindi lui c'ha l'altezza che è un po' così. Che fai? Io la abbassiamo un po'. Le funzioni funzionano, quindi niente da dire. Perfetto, ci sta, ci certo. sta. Invece del tuo cosplay, cos'è che potresti migliorare che non ti piace tanto? Ti dico, mi hanno preso la spada, l'avevo appena comprata, me l'hanno già ritirata. Però mi piacerebbe avere per posare. Stai senza spadone, non c'ha la spada. C'è la spada dei Trunks, La spada dei Trunks. E allora, raga, con sti voti alti, ragazzi, votate in Berbacetto, tutte e due qua, datemi in Berbacetto. Dai, Noi invece, ragazzi, ci vediamo al prossimo video, che ancora non so quale sarà, ma qua romperò i coglioni a qualche cosplay. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale, tutti insieme, ciao cari! Dai, Thank you.